Prima di addentrarci nella illustrazione dell'argomento di oggi, due puntualizzazioni riguardo la precedente conversazione, che era la numero 15 e non 14, come indicato in diapositiva. Seconda puntualizzazione. Nella presentazione, in coda alle vicende che interessarono il cardinale Cossa Giovanni XXIII, è comparsa questa immagine che non è stata spiegata. Questa immagine è l'immagine del sepolcro di Cossa a Firenze. Cossa, dopo il processo di cui abbiamo parlato, salvò il titolo di vescovo, fu vescovo di Tuscolo e quando morì venne sepolto con molti onori in questa bellissima tomba, fatta fra l'altro da Michelozzo e Donatello, in un porto prestigioso, nel battistero di San Giovanni a Firenze. Perché? La motivazione ufficiale era che Firenze aveva un debito di riconoscenza con Cossa perché, come Papa Giovanni XXIII, aveva donato al battistero di San Giovanni una reliquia di inestimabile valore, un dito di San Giovanni Battista. Sulla poi autenticità di una reliquia del genere, noi moderni a volte sorridiamo anche un poco. Comunque, questa era stata la motivazione ufficiale. A questa aggiungo che la lunga amicizia con i Medici non era poi così stata ininfluente nella scelta di questa onorevolissima sepoltura per un uomo dalla vita piuttosto opinabile. E veniamo all'argomento di oggi: la vita, la vicenda di Annibale Bentivoglio. Veramente una vita leggendaria. All'inizio di queste chiacchierate mi sono premurato di dire che avrei cercato di non indulgere al fantasioso, alle leggende, ai si dice più pittoreschi. Ribadisco questa affermazione anche prima di parlare di una vicenda, quella di Annibale Bentivoglio, che sembra scritta da uno sceneggiatore di fiction, da Alessandro Dumas, da Guerrazzi, da chi si diletta di storie romanzate. Ebbene, tutto quello che sentirete su Annibale Bentivoglio è storicamente comprovato, anche se sembra abbastanza irreale. A cominciare dalla sua nascita. Abbiamo detto che Annibale Bentivoglio era figlio illegittimo, ma riconosciuto, di Anton Galeazzo Bentivoglio. Bene, riguardo alla sua nascita, lo storico Cherubino Ghirardacci scrive quanto segue. Nel 1412 vi era a Bologna una donna giovane, bella, di piacevole e graziose maniere, con la quale avevano intrinseca dimestichezza sia Anton Galeazzo Bentivoglio che Gaspare Malvezzi. Tra parentesi, Gaspare Malvezzi poi diventerà cognato, sposando la sorella di Anton Galeazzo Bentivoglio, a dimostrazione di un legame, di un'amicizia vera fin dalla gioventù. A me fa sempre impazzire questa dizione, intrinseca dimestichezza, sembra di sentire Manzoni con la sventurata rispose. Comunque, i due frequentavano la stessa ragazza compiacente e il tutto andava in comune accordo. Intrinseca dimestichezza oggi, intrinseca dimestichezza domani, la ragazza resta incinta e partorisce un bel maschietto, del quale non sa dire la paternità effettiva. Il bambino è molto bello, cresce intelligente, spiritoso, promette bene. Ambedue i giovanotti sarebbero contenti se fosse il loro figlio, ma non sanno la prova del DNA. O semplicemente dell'analisi del sangue, è ancora di là da venire. E allora decidono di giocarsi la paternità alla sorte, tirando i dadi. Vince Bentivoglio e il ragazzo diventa Annibale Bentivoglio, figlio riconosciuto, ancorché illegittimo, perché dopo poi è poi erede di Anton Galeazzo. In quanto Anton Galeazzo avrà dal suo matrimonio con la Guadagnini due figlie femmine. Il bambino cresce, naturalmente va col padre, sta col padre nell'esilio
diciamo così, esilio o comunque collocazione concordata con le autorità bolognesi di Castel Bolognese, cresce e, così come il padre, viene avviato al mestiere delle armi. E questo mestiere delle armi lo va a imparare non da suo padre o da suo zio Ercole, ma dai migliori che ci sono sul campo, dagli Attendolo di Conselice. In particolare diventa allievo e collaboratore di Micheletto Attendolo. Questi Attendolo sono poi quelli che in seguito diventeranno i padroni di Milano attraverso Muzio Attendolo e Francesco, detti Sforza, e sono la famiglia dei futuri duchi di Milano. Questa nascita così un po' strana di Annibale, poi in seguito nei secoli, i radici del secolo successivo, i discendenti dei Bentivoglio la contrasteranno e diranno che non è vera, che è una leggenda infamante. Peraltro poi accettavano tranquillamente quella di essere discendenti di Renzo. Comunque in ambedue i casi c'era un'antenata di costumi non proprio esemplari. Quando Anton Galeazzo viene ucciso, e poi dopo 3 anni, quando attraverso l'opera di Foscherari la città passa nel dominio di Francesco Piccinino, i fuoriusciti rientrano e può rientrare anche l'erede dei Bentivoglio, il quale in quel momento è a Napoli con Michele Attendolo a fare il suo mestiere. E sulle prime sembra che non abbia voglia di rientrare. Michele Attendolo lo sconsiglia fortissimamente, anche perché poi erano situazioni, si era visto come era andato col padre, come era andato col nonno, ma poi Annibale accetta. Naturalmente rientra Annibale, rientrano i Bentivoleschi, ma rientrano anche i Canetoli. Naturalmente per il Piccinino era vantaggioso che rientrassero famiglie contrastanti, perché dai loro contrasti non veniva altro che una maggiore forza nell'imporre il dominio delle armi attraverso i propri uomini. E quindi Piccinino e attraverso lui anche i Visconti dominano tranquillamente Bologna per un paio d'anni, assistendo così al di sopra e tamponando le rivalità delle fazioni. Raffaele Foscherari, teoricamente il capo del partito bentivolesco, ma diciamo operante in proprio, tende fin dall'inizio a prendere sotto la sua ala protettrice Annibale per farne un suo strumento. Ma Annibale in questi anni dimostra una tale statura politica, un tale fascino, un tale carisma che questo tutoraggio gli sta molto molto stretto. Gli sta talmente stretto che quando Raffaele Foscherari gli offre di sposare sua figlia, Annibale risponde platealmente che la figlia di Foscherari non è alla sua altezza. Foscherari se la prende molto male e ha la cattiva idea di proclamare a ogni piè sospinto che era la classica risposta di un bastardo figlio di macellai. Parentesi, tecnicamente non è poi che avesse tutti i torti, ma era una frase veramente inopportuna in momenti, in secoli nei quali queste questioni si risolvevano a colpi di pugnale. Annibale infatti se la prese come un attacco al proprio onore e fece uccidere Raffaele Foscherari nel 1440. E poi stette un po' timoroso con i suoi a vedere che cosa succedeva, perché effettivamente, d'accordo le questioni d'onore, d'accordo che poi sarebbe stato dichiarato non punibile perché era una questione d'onore, quindi il delitto d'onore era contemplato nei codici d'allora, tuttavia
temevano delle ripercussioni. Ma con loro grande sorpresa ci si accorse che invece la popolazione era estremamente favorevole a quanto aveva fatto Annibale. E quindi la popolarità di Annibale crebbe ulteriormente, tanto da indurre i visconti di Milano ad azzardare, a scommettere su di lui, concedendogli di sposare una ragazza, Donnina Visconti, della famiglia Visconti, di un ramo collaterale, una nipote, una figlia di cugini. Il matrimonio fu fatto con un grande sfarzo, come si diceva appunto alla nascente popolarità di Annibale e al cognome della sposa. Ma i Visconti, pur concedendo una delle loro ragazze a Annibale Bentivoglio, continuarono ad essergli fortemente contrari dal punto di vista politico, tanto che nel 1442 scattò una trappola. In assenza di Niccolò Piccinino a Milano, a parlare con i Visconti, particolare non privo di significato, a Bologna il figlio Francesco, un giovanotto dell'età più o meno di Annibale, si finse ammalato. Dichiarò che stava male, che aveva bisogno di andare in campagna, di trattenersi parecchio tempo, ma che pregava i giovanotti della Bologna bene di fargli compagnia in campagna, così mentre lui faceva il convalescente, questi avrebbero potuto andare a caccia, avrebbero tutti assieme potuto giocare a carte, giocare ai dadi, spassarsela con qualche ragazzotto compiacente. Molti accettarono l'invito, fra questi Annibale e anche i Malvezzi. Arrivati nel luogo convenuto, invece che un periodo di vacanza, trovarono gli armati che li fecero prigionieri, e quindi parecchi giovani figli delle famiglie più importanti della città vennero presi e condotti in prigioni ignote dagli uomini del Piccinino. Qui io ho messo questa famosissima donna ritratta dal pollaiolo a dimostrare, così per ricordare, abbiamo detto che la madre di Annibale era una bellissima donna, ecco, un esempio di bellissima donna dell'epoca è sicuramente questa. Un ritratto, un'immagine di Micheletto. Attendo. Via Foscherari a Bologna, appunto a ricordo di questa famiglia che è stata importantissima per almeno 3 secoli. E torniamo alla vicenda di Annibale. Piano piano qualche figlio di famiglia nobile ritorna a casa, ma non i Malvezzi e soprattutto non Annibale. E non si sa dove Annibale sia tenuto. E tutti lo cercano, tutti i bentivoleschi lo cercano. Naturalmente nessuno si ribella per il timore di ritorsione contro gli ostaggi ancora prigionieri. Naturalmente su dove fosse Annibale giravano le voci più fantasiose, naturalmente le più sballate erano le più credute. In questa opera si distinse, questa opera di ricerca affannosa, si distinsero i Marescotti e soprattutto Galeazzo Marescotti, amicissimo, intimo di Annibale. E Galeazzo Marescotti ebbe un colpo di fortuna, perché un giorno si presentò a casa sua un signore che gli raccontò una storia, anche qui, incredibile. È già la seconda, anzi la terza, terzo avvenimento della vita di Annibale, veramente incredibile. Questo signore che si presenta da Galeazzo Marescotti dice che lui si chiama Genesio, di mestiero fa il parolaro, diciamo uno di quelli che girava per le campagne, per i castelli, per le corti, a riparare le pentole, i paioli. Lo stagnaro, diremmo oggi. In questi suoi giri, lui è di Borgo San Donnino, oggi è Fidenza, quindi siamo a più di 100 km da Bologna, oggi è Fidenza. In questi suoi giri lui è capitato in un posto, in un castello, in un posto chiamato Varano, oggi si chiama Varano dei Melegari,
a sud di Parma. In questo castello ha fatto il suo lavoro e quando stava per congedarsi, il comandante del castello, il comandante militare, c'è cioè una piccola guarnigione e castello che dipendono dai Visconti di Milano, chiusa parentesi, il comandante del castello gli chiede se per caso sa giocare a scacchi. Genesio, sorpreso, dice sì, io so giocare a scacchi, perché? Dice, guardi, abbiamo qui un prigioniero, una persona importante che noi dobbiamo trattare bene, ma che è prigioniero, che vuole giocare a scacchi. E a me giocare a scacchi non piace, non sono capace, mi annoia. Se lei si ferma qui stasera, le diamo la cena, cena con questo signore, gioca a scacchi con lui finché ne ha voglia e gliele siamo riconoscenti e gli diamo anche qualcosa di ricompensa. Genesio accetta, anche incuriosito, trova un giovane di bell'aspetto, di ricche vesti, che ha una catena legata alla parete, col quale cena, col quale inizia a giocare a scacchi. Dopo un poco il comandante si rompe le scatole, non è un aquilotto dal punto di vista mentale evidentemente, e lascia solo per molte ore il prigioniero con Genesio. Il quale prigioniero comincia a sondare chi ha di fronte e scopre che non è un uomo rozzo, pur facendo un mestiere, che però è un'arte, diciamo così, un mestiere specializzato, è un uomo che sa leggere e scrivere, sa giocare a scacchi, ha una certa cultura. E allora si rivela per quello che è, naturalmente è Annibale Bentivoglio, che gli racconta che è stato preso prigioniero e fa una scommessa, scommette su questo sconosciuto e gli chiede di andare a Bologna, non andare dai Bentivoglio in strada San Donato, ma di andare da tutta un'altra parte, andare dai Marescotti, andare da Galeato Marescotti, farsi ricevere e raccontargli che lui è Annibale Bentivoglio, è prigioniero a Varano e che la gente provveda se può. Genesio accetta. A lui di chi fossero i Bentivoglio, i Marescotti, inizialmente non può importare di meno, non so neanche chi sono, lui è di Borgo San Donino, 150-130 chilometri da Bologna. Tuttavia questa cosa lo ha letta, anche perché ha una ottima copertura, che è il suo mestiere. Il suo mestiere è quello di spostarsi col suo carretto, con i suoi attrezzi, di castello in castello, di fiera in fiera. E quindi, mettendoci il suo tempo, viene verso Bologna, fermandosi in qualche fiera, in qualche castello. Nessuno fa caso a un nuovo straniero che passa. Ce ne sono tanti che passano, girano, fanno i loro mestieri e proseguono oltre. E arriva a Bologna. E a Bologna, appunto, da Galeato Marescotti racconta quanto abbiamo detto. Galeato Marescotti, che è un tipo coraggiosissimo, fumantino e anche piuttosto violento, non ci pensa due volte, con suo fratello e due armigeri parte per andare a liberare Annibale. Porta con sé anche Genesio, che ha accettato. È chiaro che c'è una grossa ricompensa in ballo, ma c'è anche sicuramente un po' di spirito d'avventura o la possibilità di essere inserito in un avvenimento più grande di lui. Ma sono in cinque e quindi è pazzesco pensare di poter assaltare un piccolo castello con una guarnigione. Ma incredibilmente, giocando d'astuzia, con un coraggio incredibile, approfittando del fatto che il comandante sicuramente, se lo si è visto nell'episodio degli scacchi, non è un'aquila, e approfittando del fatto che probabilmente i suoi soldati non hanno nessuna voglia di rischiare la pelle contro della gente molto decisa per difendere un prigioniero che sicuramente gli è stato dato in un certo senso a pensione da qualcun altro per sviare i sospetti, per allontanare i sospetti, per tenerlo nascosto. E infatti le cose vanno così. L'assalto riesce, c'è molta fortuna, c'è un coraggio incredibile di Galeazzo Marescotti. Il prigioniero viene liberato e nottetempo i bolognesi scappano. È chiaro che scappano nottetempo, approfittando del fatto che con loro c'è Genesio,
che conosce i luoghi e li può condurre anche alla scarsa luce della luna per sentieri noti e veloci. Quando il castellano riesce a liberarsi e dall'allarme, i prigionieri sono già parecchio lontani. Venendo verso Bologna si fermano a Spilamberto. A Spilamberto c'è il castello dei conti Rangoni, che sono amicissimi dei Bentivoglio e poi diventeranno anche parenti dei Bentivoglio nella generazione successiva. E da Spilamberto viene mandato un messaggero veloce a Bologna ad avvisare i bentivoleschi che Annibale sta arrivando. Annibale e i suoi arrivano alle porte di Bologna a nottetempo, le scalano le mura. C'è chi dice al malcantone di Porta Santo Stefano, c'è chi dice che invece entrano per il serraglio dell'Aposa. Tuttavia, entrano di notte, rapidissimamente si organizzano e la mattina dopo Annibale Bentivoglio capitana i suoi all'assalto del palazzo comunale, all'assalto del potere. L'assalto riesce. Annibale è padrone di Bologna, conosce finalmente il figlio che nel frattempo era nato, non si sospetti, i tempi coincidono, era proprio suo figlio e sarà il futuro Giovanni Bentivoglio. Conquistato il potere viene nominato capo dei 16 riformatori, membro e presidente di tutte le strutture amministrative e politiche della città. I Piccinino, che sono stati espulsi, nelle campagne assieme ad altri capitani di ventura famosi come Talverme e Astorgio Manfredi, fanno razzie. Bisogna andare allo scontro militare. In aiuto di Annibale vengono veneziani e fiorentini. Comunque lo scontro decisivo fra, diciamo così, milanesi e loro alleati e bolognesi e loro alleati avviene a San Giorgio di Piano il 14 d'agosto del 1443. E nonostante dall'altra parte ci sia Piccinino, Dalverme, Manfredi, grandi capitani di ventura, Annibale, che sicuramente ha imparato da suo padre, da suo zio, dagli Attendolo, bene il mestiere delle armi, vince la battaglia. Il 14 agosto resterà per secoli una data che i bolognesi ricorderanno, e la ricorderanno questa data, il 14 d'agosto, con una cavalcata che tutti gli anni verrà fatta partendo dalla città e che sale fino alla Madonna del Monte, praticamente all'attuale Villa Aldini, alla cui immagine viene dedicata e attribuita la vittoria. Questa cavalcata poi verrà fatta dai bolognesi anche ben dopo, anzi per secoli e secoli, fino al 1700 avanzato, a ricordo della gloria della città, non della gloria di Annibale. Annibale a questo punto è il padrone della città. Questa immagine è l'attuale rocca di Varano Marigari, che è stata sicuramente cambiata e poi ha cambiato tanti proprietari. Di Annibale Bentivoglio resta probabilmente una immagine in un capitello che oggi è in un palazzo di Via Galliera al numero 4. E questo capitello probabilmente viene dal distrutto palazzo dei Bentivoglio. È tradizione che questo sia il ritratto di Annibale Bentivoglio. Annibale Bentivoglio, padrone della città, presidente, capo di tutte le magistrature, vero signore, riceve dalla città come omaggio di poter riscuotere in premio addirittura una tassa particolare, il dazio della Cartaselle, e dicono gli storici che i Bentivoglio ne ricavassero infinito denaro, perché nessuno ne era esente se non i senatori da queste. Ma
Annibale vuole dimostrarsi magnanimo e, sentendosi forte, richiama i fuoriusciti. E fra i fuoriusciti ci sono i terribili canetoli. Sembra che i canetoli si possano rapacificare, c'è anche un matrimonio fra la sorella di Annibale e un canetoli. Ma il potere, la popolarità, l'abilità di Annibale non possono essere sopportati dai canetoli, nonostante la apparente pacificazione. E allora i canetoli e i loro alleati, i ghisidieri, tendono una trappola terribile ad Annibale. Approfittando, e naturalmente dietro a tutto questo ci sono ancora i visconti, assolutamente incuranti, che la moglie di Annibale, fedele ad Annibale e veriere di Bentivoglio, sia una dei loro. Approfittando del fatto che in casa Ghisilieri è nato un bambino, Ghisilieri invita Annibale a fare da padrino al battesimo di questo bambino. Si sa che i Ghisilieri sono molto legati ai canetoli e questo gesto viene interpretato da Annibale come un tentativo di rapacificazione. L'avvenimento sacro dovrebbe mettere al riparo. Purtroppo Annibale dimentica che suo padre è stato ucciso dopo essere andato a messa, quindi gli avvenimenti sacri erano importanti fino a un certo punto per salvaguardare la vita. Tuttavia Annibale accetta, Annibale si sente sicuro, è un uomo magnanimo, va al battesimo, il battesimo avviene in San Pietro, allora l'unico luogo dove c'erano i battesimi era la cattedrale, quindi va in San Pietro. Dopo il battesimo viene invitato dai Ghisilieri, probabilmente a un rinfresco, ad andare a vedere la fiera di San Giovanni, è il giorno di San Giovanni Battista, è il 24 di giugno. Annibale accetta. I marescotti, che pure sono presenti, non accettano e tornano verso casa. Anche i Malvezzi, anche Gaspare Malvezzi, suo cognato, non accetta. Annibale sì, solo che fatti alcuni passi dalle parti di via Montegrappa, dove ci sono le case dei Ghisilieri, Annibale si accorge di essere rimasto solo, di essere circondato solo da Ghisilieri, e quando se ne accorge viene immediatamente pugnalato e ucciso, proprio trucidato. Poi gli stessi assassini, temendo l'ira dei marescotti, si mettono all'inseguimento dei marescotti che stanno andando a piedi verso casa in via Barberia. Li raggiungono, c'è un altro scontro cruentissimo, Galeazzo Marescotti perde 3 fratelli in questo scontro. Lui viene ferito ma riesce a salvarsi, scappa a casa sua e da qui riesce a mandare messaggi e va lui stesso a palazzo per occuparlo. I canetoli e i Ghisilieri, contenti di aver ucciso Annibale, stanno festeggiando e non si preoccupano invece di occupare il palazzo. Lo fa Galeazzo Marescotti e da qui poi fa suonare le campane a martello, raduna tutti i bentivoleschi e scoppia una rissa, una guerra civile che insanguina per ore la città. La furia dei bentivoleschi è inarrestabile, i canetoli e i Ghisilieri, pur superiori di numero, vengono scacciati e fuggono dalla città, dalla porta del Pratello, che poi verrà chiusa in segno di spregio. Annibale viene sepolto, verrà sepolto poi in San Giacomo, e Bologna deve affrontare il timore di un rientro dalle campagne dei fuoriusciti, canetoli e ghisilieri con truppe dei capitroiti, capitani di vettura, viscontei, Dal Verme, Piccinino e cose. Ma l'autore, l'istigatore del delitto, Battista Canetoli, viene trovato, non è riuscito a fuggire, viene trovato dopo pochi giorni e dice la leggenda che Galeazzo Marescotti lo uccise e inchiodò il suo cuore sulla porta dei Bentivoglio.
La città ha bisogno di un nuovo reggente e soprattutto in città si afferma questo principio. Il potere, il carisma di Annibale è stato tale che soltanto uno della famiglia Bentivoglio potrà fare da tutore e far crescere il figlio di Annibale Bentivoglio in attesa che possa prendere il posto del padre. Il problema è che il figlio ha 3 anni e che di Bentivoglio maschi non ce ne sono più. Questo incarico di capo della città e di tutore del bambino di Giovanni Bentivoglio viene offerta naturalmente al capo della famiglia Mariscotti, che rifiuta pur dichiarandosi fedelissimo, e lo sarà sempre, almeno per un certo numero di anni. Viene offerta a Galeazzo Mariscotti, che fortunatamente, fumantino e violento com'era, rinuncia. Viene offerto financo al capo della famiglia Bentivoglio, dell'altro ramo della famiglia Bentivoglio, quello che era sempre stato lontano dalle beghe politiche. Lodovico Bentivoglio è un uomo anziano molto autorevole, anche lui rifiuta. E mentre la città si dibatte in questa ricerca, ecco che c'è l'ultimo episodio romanzesco della vita di Annibale. La scelta del successore di Annibale avviene attraverso delle modalità da fiction televisiva. Mentre appunto c'è questa impasse, tutta Bologna, essendo usciti i nemici dei Bentivoglio, tutta Bologna è bentivoglesca, tutta Bologna si affanna a ricercare una soluzione a questo problema. Arriva a Bologna un signore toscano che è di Poppi, un paese vicino a Firenze. E questo signore racconta un'altra storia, tipo quella di Genesio, un'altra storia incredibile. E dice che tanti anni prima, verso il 1420-22, proprio nei primi anni in cui facevano i capitani di venture, i Bentivoglio con i loro armati, e in particolare Ercole Bentivoglio, il fratello di Anton Galeazzo, è stato per un certo periodo di tempo a Poppi, al servizio di Firenze, con le sue armate. E che durante questo periodo ha intrecciato una relazione con una donna del posto, sposata a un mercante che non c'era mai perché era sempre a fare i mercati. Questa donna è moglie di un certo Dalcascese. Da questa relazione è nato un bambino che il signor Dalcascese, senza nessun sospetto, ha riconosciuto come suo e che ha allevato come suo. Questo ragazzo si chiama Sante Dalcascese, ma a Poppi tutti sanno che è figlio del bolognese Ercole Bentivoglio. Poi il signor Dalcascese è passato a miglior vita e il ragazzo è stato preso a tutela, è stato preso come figlio da uno zio, un mercante ancora più importante di Firenze, che l'ha avviato al mestiere del mercante di lana. E questo, secondo Dalcascese, è una personalità di una certa importanza, conosce addirittura, non dico che sia in intimità, comunque conosce, ha buoni rapporti, addirittura con Cosimo I, il vecchio, il capo della casata dei Medici. Un'ambasceria bolognese parte per Firenze, va a conoscere questo giovanotto, il quale casca dalle nuvole, sentendosi dire chi è veramente suo padre e sentendosi offrire di diventare il capo non di una fazione, ma il capo di una città importante come Bologna e di far crescere il futuro erede, anche lui cade dalle nuvole e sul primo momento è indeciso. Poi chiede consiglio, e a chi può chiedere consiglio? Soltanto a Cosimo de' Medici, il quale è ben contento che a Bologna venga come capo un suo amico. Anzi, penserà in futuro di poterlo influenzare e di trarre Bologna dalle parti di Firenze. Questo smuove Sante e induce Sante, diventato a tutti gli effetti Sante Bentivoglio, a venire a Bologna e
il 13 novembre del 1946, quindi poco più di un anno dopo la morte di Annibale, i Bentivoglio e la città hanno un nuovo capo. Sante poi consoliderà il potere di Annibale, sarà fedele fino al 1462 quando morirà. E quindi con quest'ultimo colpo di teatro termina la vicenda di Annibale, che poi è diventata leggenda ed è passata come tema in parecchie ballate, soprattutto dell'Europa centrale. Negli capitelli dello stesso palazzo dove c'era l'immagine di Annibale, in un altro capitello c'è quella che viene considerata l'immagine invece del suo successore, Giovanni II. Abbiamo detto che gli assassini di Annibale fuggirono dalla Porta del Pratello. La Porta del Pratello oggi non c'è più perché alle sue spalle, chiusa, si vede ancora il profilo sul viale, ma contro la porta è stata alzata questa chiesa, che è la chiesa di San Rocco. E questo invece è il profilo della porta, oggi interrata, della Porta del Pratello. E come abbiamo detto, il romanzesco è anche del dopo, la scelta di Sante. Sante, che qui è raffigurato, naturalmente un'immagine, come un giovanotto che va a chiedere al grande Cosimo de' Medici consiglio riguardo al suo destino.